EA Pro, io sono Fabio e volevo analizzare con voi la chiusura giornaliera della candela di Bitcoin. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa in merito alle nostre previsioni o se c'è qualcosa da cambiare in merito ai nostri, alle nostre idee. Ok, la chiusura è stata chiaramente un rigetto, ok? È stato 8 a 0, 8 per i bearish e 0 per i bullish, quindi è cambiato totalmente il trend, da 9 a meno 3 a 8, 0. Anche se, come potete vedere, c'è un... diamante giallo, quindi è un segnale che comunque sia, anche se la candela, diciamo, è rossa e negativa, è un segnale bullish, ok? Anche sull'altra candela possiamo vedere che è iniziata con un diamante giallo, quindi è positivo, anche se abbiamo un 9-0 in questo momento, quindi spingono di più i bearish che i bullish, però abbiamo questo diamante giallo che ci fa sperare. Andiamo a vedere cosa è successo al momentum wave. Il momentum wave si sta preparando per creare, per formare un red dot. Vediamo cosa succederà nelle prossime 6-8 ore, come si svilupperà. L'importante è che stiamo in alto del 69. L'importante è che, secondo me, dobbiamo cercare di stare più in alto di questo red dot per non creare una divergenza bearish, ok? Questo è il nostro obiettivo, diciamo, l'obiettivo di Bitcoin, ok? Ok, quindi abbiamo avuto, diciamo, il rigetto nella Fibonacci e nella nostra trend line che abbiamo tirato oggi, e quindi tutto per il momento procede come previsto. Bisogna solamente capire se ci sarà una correzione sui 52 e 8 e 7 indicativamente, o se arriveremo addirittura a toccare i 50-49, che, come vi avevo già detto, secondo me sarebbe il naturale. Andiamo a vedere a 18 ore abbiamo il nostro red dot, abbiamo money flow che sta andando verso l'alto, la VWAP che sta iniziando ad andare verso l'alto, 12 ore, anche qua non abbiamo nessuna divergenza bearish, abbiamo il money flow che va verso l'alto, la VWAP che inizia ad andare anche lei verso l'alto, 8 ore la stessa cosa, ma ancora meglio perché la VWAP si vede chiaramente che sta andando verso l'alto. Speriamo di non avere nessun rigetto sulla linea dello zero. A 6 ore la stessa identica cosa, solamente che il money flow ancora migliore e la VWAP ancora meglio. 2 ore chart, ecco qua si può vedere che si stava creando il green dot, non ce l'ha fatta ed è andato giù. C'è stato proprio un segno di cedimento e ha trovato, sembra, supporto praticamente sulla VWAP. Vediamo se in questo punto riuscirà a creare un green dot. Sembrerebbe di sì, vediamo anche qua. Qua, diciamo, è una linea che è più reattiva della VWAP normale di Market Cipher, quindi teoricamente ci sta preannunciando che la VWAP andrà verso l'alto. Andiamo a vedere un'ora chart. Ecco, un'ora chart, abbiamo appena ottenuto il green dot, anche se devo dirvi la verità, non mi piace tanto vedere il money flow che va sempre più basso. La VWAP positivo in alto, il green dot positivo, perché qua comunque sia ci sarà un tentativo di andare in alto. Dobbiamo vedere se ci sarà un rigetto sullo zero o no. Io penso che probabilmente sì, perché il money flow dà tutta l'impressione di andare in territorio rosso, cioè mi dà tutta l'impressione che il momento del money flow è finito e qua andremo in rosso. Bisogna vedere se sarà una piccola onda rossa e ritorneremo su, o se sarà più grande. Indicativamente, se sarà piccola, dovrebbe finire, se entriamo adesso subito in territorio rosso, speriamo di non entrarci, per carità, ma se entriamo in territorio rosso potrebbe finire per l'8 di ottobre, indicativamente alle 3 di pomeriggio, Easter Time USA, ok? Vediamo
cosa succede a 30 minuti. 30 minuti possiamo dire, vediamo, le onde, il momentum wave mi piace, la direzione verso l'alto, ha fatto la prima onda, la seconda onda è più piccola della precedente, normalmente sono tre. Vediamo come si svilupperà quando toccherà lo zero comunque, e vediamo se subito riusciamo a raddrizzarci e a ritornare nel verde con il money flow, che per me è una delle cose più importanti. Se non ci sono i soldi nell'asset, il prezzo cade. Questo c'è poco da dire. Andiamo a vedere 15 minuti. 15 minuti, siamo appena entrati in territorio verde nel money flow, questo è positivo. VWAP sta andando verso il basso, vediamo se rimbalzerà sullo zero o se neanche lo tocca. RSI quasi in iperaccelerazione, lo stoccassi in colore verde, il colore è perfetto per comprare, perché quando è verde vuol dire che siamo in over sold, quando è rosso siamo in overbought, quindi è positivo. Vediamo come spingerà. Ritornando, vediamo un po', 3 minuti, 5 minuti, 6 minuti. Abbiamo delle divergenze, no, neanche, tutto va, diciamo, abbastanza bene, sta iniziando il money flow. Direi che non è cambiato praticamente niente, ritirando le nostre linee, possiamo dire che è ancora valida la teoria di rimbalzare su queste, su questo punto qua, perché se ritiriamo le nostre, i nostri supporti e resistenze, abbiamo la Fibonacci, abbiamo il daily, 4 ore chart, VPVR, tra l'altro la 21 che sta arrivando, questa è la EMA Ribbon 21 e questa qua è la EMA 21. Ecco, questo incrocio, quando ci sarà questo incrocio, comunque sia ci sarà una correzione, e immagino che il prezzo rimbalzerà più o meno indicativamente dai 52,7 ai 53, ok? Questo è il nostro obiettivo. Nel caso che non dovesse riuscire a rimbalzare, io direi che se non riuscisse a rimbalzare vuol dire che a una ora chart l'onda rossa che arriverà sarà grande, ok? Tenendo in conto che poi arriverà il fine settimana, se non dovesse rimbalzare, mi aspetto il prossimo rimbalzo indicativamente su i 50 e 42, i 50, scusate, 50.400, ok? Potrebbe essere un rimbalzo 50 e 50.400. Se a 4 ore mettiamo, vediamo un po', tiriamo, esatto, abbiamo il point of control sui 47,8. Ecco, io non mi aspetto un prezzo così basso, sinceramente non mi aspetto che arrivi così tanto basso, perché abbiamo questa trend line, dopo abbiamo veramente tanti supporti e resistenze. Abbiamo un mensile, il mensile sta più, è più sotto del point of control, però abbiamo un daily, abbiamo un VPVR, one day chart, insomma, vediamo come andrà a finire. Qua possiamo vedere che comunque è un punto abbastanza importante, il 51,4 per la VP, per la VPVR. Quindi secondo me niente è cambiato, in poche parole tutto rimane per il momento come avevamo prestabilito. Mi aspetto un rimbalzo del prezzo a 52,8 o come massimo a 50.000, e vediamo che tipo di reazione avrà. Ecco ragazzi, per oggi è tutto, mi raccomando non dimenticatevi il like, iscrivetevi al canale, la campanella per le notificazioni,
per essere subito aggiornati sui nuovi video che metterò e ci aggiorniamo domani mattina. Grazie a tutti, ciao!